Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che ovviamente è tutto dedicato all'emergenza relativa al coronavirus. Le attività motorie all'aperto sono vietate in tutta Italia e da oggi sono efficaci le misure disposte dall'ordinanza firmata ieri sera dal ministro della Salute Roberto Speranza, una ulteriore stretta per dare più forza alle azioni di distanziamento sociale già varate dal governo all'inizio della scorsa settimana. Facciamo il punto nel servizio di Andrea Costantini. Una ulteriore stretta è arrivata nella battaglia contro il coronavirus e tesa a implementare il distanziamento sociale, anche se probabilmente non nelle dimensioni proposte da molti governatori e amministratori locali. Vietate le attività sportive e motorie all'aperto in tutta Italia. L'ordinanza emanata dal ministro della Salute va a stringere altre viti rispetto al DPCM dell'11 marzo, esigenza nata dalla necessità di azzerare la possibilità di assembramenti di individui in parchi e giardini, rischio che persisteva visto che molte persone, muovendosi tra le maglie delle precedenti disposizioni si dedicavano ad attività di jogging e camminate all'aria aperta. L'ordinanza vieta l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, recita ancora l'ordinanza. Resta consentito svolgere individualmente attività motorie in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona. Il provvedimento va ad uniformare su tutto il territorio italiano quelle stesse misure che tra ieri e l'altro ieri erano state adottate da tanti sindaci che avevano vietato attività motorie all'aria aperta nei rispettivi comuni. Iniziativa intrapresa ad esempio in Abruzzo, con risultati subito tangibili a Pescara, a Montesilvano, su quasi tutti i comuni della costa teramana e alcuni dell'interno, tra cui Atri e Campli. L'ordinanza poi dispone la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno di stazioni ferroviarie e lacustri, delle aree di servizio per rifornimento di carburante, ad eccezione di quelle che si trovano sulle autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumare fuori locali. Restano aperti quelli degli ospedali e degli aeroporti a patto di garantire la distanza di almeno 1 metro tra tutti i clienti. Infine, non è possibile nei giorni festivi e prefestivi spostarsi verso abitazioni diverse da quella principale. Vietato insomma dirigersi verso le cosiddette seconde case. In pratica, nel ribadire che la prima cosa è quella di restare a casa, gli spostamenti restano possibili solo per motivi di lavoro, per acquisto di beni di prima necessità, in farmacia, generi alimentari, ma anche i giornali presso le edicole, o per ragioni di salute, motivi che vanno provati in caso di controllo da parte delle autorità tramite autocertificazione. L'attività fisica è consentita solo nelle vicinanze di casa e solo individualmente. Restano confermate le chiusure di bar e ristoranti, mentre i supermercati continuano a restare aperti tutta la settimana. Su questo fronte però ci sono diverse eccezioni. I governatori hanno disposto la chiusura dei supermercati in Sicilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e poi ci sono gruppi aziendali che hanno disposto la chiusura di tutti i centri in tutta Italia per domani e per il 29 marzo, come Conad e Auchan. Altre catene saranno aperte ma con orari limitati. Stavano festeggiando la nascita di un bambino in giardino. In 11 sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Pescara. È accaduto a Cappelle sul Tavo. Amici e parenti sono stati sorpresi a festeggiare all'interno di una pertinenza prospiciente un'abitazione di proprietà. Ma secondo il comando dei carabinieri provinciali di Pescara, oggi sembra esserci il pieno rispetto delle nuove restrizioni. Qualche denuncia non è mancata, mentre runners e passeggiate sono di fatto azzerate. Grande lavoro anche per i medici di base in questa emergenza. La ricetta telematica permetterà sia ai pazienti che ai medici stessi di ridurre i tempi e i potenziali contatti tra persone. Dottoressa Ceccagnoli, c'è la novità della ricetta telematica, almeno in questo periodo storico di emergenza coronavirus. Non è una novità in assoluto, è comunque un sistema che permette, che agevola sia i medici di base che gli assistiti. Già in altre ora situazione è stata ovviamente utilizzata, ma sta rilevando ora e mostrando tutta l'utilità in questa situazione di emergenza ora Covid, perché ora consente ora,
ai pazienti di ricevere a casa dal proprio medico di famiglia ora il numero della ricetta elettronica che consente poi al cittadino, senza recarsi ora presso il proprio medico, di poter ricevere i farmaci rivolgendosi poi alla farmacia di sua scelta. Questo consente di evitare che il cittadino si metta in movimento, ma riduca notevolmente ora il fatto di portarsi fuori, portarsi all'esterno e di rispettare maggiormente ora quelle che sono le indicazioni delle normative regionali e nazionali e regionali ora per il contenimento ora del possibile contagio da coronavirus. Il tributo che paga la categoria è elevatissimo. Sul dati di questa mattina riportati su Quotidiano Sanità danno a 3.654 il numero degli operatori sanitari contagiati, è dato dell'Istituto Superiore, come dicevo, e tra questi ora 19 sono medici. È morto tra l'altro uno, tra le prime vittime è stato proprio il dottor Roberto Stella, ora che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Varese. Ora quindi i sanitari sono ora proprio in prima fila a fronteggiare questa situazione estremamente grave ora che coinvolge tutta la nostra nazione e il mondo. Insomma, sappiamo che ormai è stata dichiarata dall'OMS ora la Covid ora pandemia. Un gruppo di oltre 500 medici, infermieri e operatori sociosanitari abruzzesi in pensione si rende disponibile a scendere in campo nella battaglia contro il Covid-19 nelle strutture ospedaliere di Abruzzo e Molise, fornendo il proprio contributo a carattere puramente volontario. A renderlo noto sono il professor Raffaele Tenaglia, ex primario di urologia all'ospedale di Pescara, e il dottor Walter Palumbo, in una lettera indirizzata al presidente della giunta regionale abruzzese Marco Marsiglio. Abbiamo deciso di chiamarci i riservisti, spiega il gruppo di operatori sanitari, perché nel passato, in periodo di guerra, e questa lotta contro il coronavirus è una guerra, il paese, per aumentare la sua forza combattiva, richiamava al servizio coloro i quali avevano lasciato il servizio militare attivo. Tenaglia e Palumbo fanno sapere che il gruppo, formato per lo più da pensionati abituati a vivere in ospedale, in sala operatoria e in rianimazione, ha deciso di organizzare una task force volta a condividere un percorso comune per dare una mano a coloro che in questo momento di emergenza sanitaria sono in prima linea negli ospedali della nostra regione. E noi andiamo in collegamento in diretta oggi a Francavilla al Mare, dove vedo già pronto Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo, in compagnia del primo cittadino di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, a te. Sì, grazie Jacopo, un cordiale buon pomeriggio da Francavilla al Mare, un saluto ai nostri telespettatori come sempre, un grazie ovviamente sentito al primo cittadino di Francavilla, Antonio Luciani. Buongiorno Luciani. Grazie a voi, buongiorno. Allora, partiamo dai numeri che riguardano Francavilla al Mare. Per quanto riguarda questa emergenza coronavirus, ci sono dei positivi anche Francavilla al Mare, ci sono dei cittadini di Francavilla ricoverati. Qual è la situazione, Luciani? Allora, la situazione ad ora abbiamo 9 casi positivi, riscontrati positivi, di cui attivi 8, perché per una persona, un anziano, purtroppo la positività è stata accertata dopo il decesso avvenuto per altre patologie. Quindi abbiamo 8 casi, di cui 2 ricoverati, se non erro, in ospedale e altri 6 invece nei propri domicili, nelle proprie residenze. Sono tutti monitorati, si tratta di una coppia di persone anziane che sono presso la loro abitazione, un uomo della mia età, cinquantenne, che si trova sempre nella sua abitazione, 2 operatori sanitari e quindi insomma stiamo monitorando tutti i casi. Devo dire, non abbiamo almeno ad oggi focolai, sono tutti casi cui i contagi sono avvenuti o per contatto tramite gli ospedali, e quindi nel caso dei sanitari questo è quasi certo, ma anche in altri casi che conosciamo.
La cosa buona, la buona notizia è che nessuno di questi ad oggi è in condizioni gravissime, anzi sono tutte persone che hanno uno stato febbrile, febbre neanche tanto alta, però insomma diciamo che non hanno per ora difficoltà, incrociamo le dita, difficoltà respiratorie o altre. In alcuni casi si tratta anche di asintomatici addirittura, che non manifestano nessun sintomo, ma hanno fatto i tamponi perché lavoravano in ospedale e sono risultati positivi. Quindi questa è la situazione, la stiamo monitorando, questo numero è destinato a crescere, lo dico in continuazione, perché abbiamo notizia di altre persone che stanno aspettando l'esito dei tamponi, che sono febbricitanti, ma sono tutte persone controllate, sono già in isolamento. Ecco, un'altra cosa che volevo dire è che in molti di questi casi che ho citato, degli 8 citati, i contagi sono riferibili a prima dell'adozione delle misure, cioè a prima dell'8 marzo, quindi o perché magari è rientrato un ragazzo dalla Lombardia, o perché il contagio è avvenuto prima e quindi lo stato di febbre è partito prima dell'8 marzo, però di casi diciamo evidenti di contagi avvenuti dopo l'8 marzo ad oggi non ne abbiamo. Sindaco, parliamo anche un po' di queste ordinanze, perché diversi primi cittadini della nostra regione, prima dell'ordinanza fatta nelle ultime ore dal Ministro della Salute, avevano autonomamente fatto ordinanze comunali ancora più stringenti rispetto a quelle del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lei è stato uno dei pochi sindaci che in Abruzzo fino a questo momento non ha poi dato seguito, diciamo, a queste ordinanze ancora più restrittive. Perché? Io sono qui a lavorare tutti i giorni nel COC, non voglio fare polemica assolutamente con i miei colleghi, perché ognuno si deve occupare del proprio territorio, ma ritengo che questa emergenza sia gestita a livello nazionale e anche bene, con i provvedimenti che il governo sta adottando in continuazione e puntualmente, e ritengo che quando si tratti di un'emergenza che si deve gestire a livello nazionale, il singolo comune, il singolo centro non debba prendere iniziative, perché noi abbiamo necessariamente una visione parziale di quella che è l'emergenza in generale, non abbiamo tutti i numeri, non abbiamo tutti i dati per poter decidere. Quindi su Francavilla stiamo assolutamente facendo rispettare quelli che sono i decreti del governo e del Ministro della Salute, continueremo a farlo con i tramite controlli, ma io non ritengo che i singoli provvedimenti possano essere presi. Addirittura qualche volta, questo lo devo dire, singoli provvedimenti si possono dimostrare addirittura dannosi, perché magari noi sindaci non abbiamo un potere con le nostre ordinanze di inserire chissà quali sanzioni, o non abbiamo chissà quale problema sanzionatorio. Allora fare un'ordinanza e multare una persona per 25-50 euro perché trasgredisce mi sembra una cosa che possa creare più danno che beneficio, ma questa è una mia opinione personale. Quindi ritengo che bisogna seguire i decreti ministeriali, che, visto che il governo è presente, attivo e si sta muovendo secondo me molto bene. Venendo qui a Francavilla, sindaco, abbiamo incontrato sia lungo la strada statale 16 che lungo la riviera dei posti di blocco della Polizia Municipale, controlli che proseguono. Avevamo avuto ai nostri microfoni la scorsa settimana il comandante della Polizia Municipale di Francavilla. Come stanno andando questi controlli? Stanno andando bene, nel senso che stiamo presidiando tutto il territorio, non c'è solo la Polizia Municipale, ci stanno anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia che ci supportano, facciamo posti di blocco tutti i giorni, ci sono state anche delle sanzioni, però devo dire in generale, sto ripetendo, che i cittadini hanno capito. Oggi siamo qui in questa piazza, se tu vedi sembra quasi una città fantasma oggi Francavilla, quindi c'è ancora qualcosa da migliorare. Un aspetto ad esempio da migliorare è l'affluenza in quei luoghi dove è consentito, ad esempio gli uffici postali, mi riferiscono che alcune persone vanno, si recano presso gli uffici postali per operazioni che non sono proprio indispensabili, magari per fare un bollettino, una donazione, ci sono dei casi veramente particolari, allora bisogna stringere anche su questo, anche nel fare la spesa, una persona per famiglia, non andate mai in coppia e soprattutto andate solo se è necessario, solo se è indispensabile, perché il poter andare a comprare al supermercato dei beni spesso viene preso come piccola scusa per
farsi la passeggiata. Non è questo il senso del decreto, beni di prima necessità, recatevi agli uffici postali solo se indispensabile, lo stiamo ripetendo tutti i giorni, approfitto del vostro mezzo per ripeterlo ancora una volta. Prima di dare la linea al collega Jacopo Forcella per qualche domanda, qualche considerazione da studio, le faccio ancora un'altra domanda. Francavilla è a ridosso di Pescara, del pescarese anche, zona che nella nostra regione sta pagando più di altre in termini numerici questa vera e propria emergenza coronavirus. Francavilla invece, lei prima parlava dei numeri della sua città, si sta mantenendo tutto sommato a livelli più che accettabili e lei diceva i casi purtroppo aumenteranno nei prossimi giorni, è preoccupato e quanto bisogna essere preoccupati? Bisogna essere preoccupati, questo sì, perché questo ci aiuta anche a renderci conto di ciò che dobbiamo fare e quindi di restare a casa. La preoccupazione è una cosa buona, non però il panico. Come dicevo prima, i casi sono destinati a aumentare perché io ho notizia che ad esempio qualcuno degli attuali positivi ha purtroppo, ahimè, episodi in famiglia, è normale che una persona possa contagiare il marito, la moglie, il figlio e quindi abbiamo notizie di persone che sono in isolamento, che hanno fatto i tamponi, è chiaro che una parte di questi tamponi sarà positiva, io mi aspetto almeno un raddoppio se non addirittura tre volte il numero attuale, però non sono particolarmente preoccupato e dovete stare tutti tranquilli da questo punto di vista perché noto che ad oggi, possiamo parlare solo con i dati che abbiamo ad oggi, non ci risultano particolari focolai, cioè tutti i casi sono monitorati, sappiamo qual è la genesi del caso, abbiamo ricostruito diciamo, il contagio e quindi ci sembra che il nostro territorio per ora stia rispondendo bene. Jacopo, linea a te per qualche eventuale considerazione. Guarda, con il sindaco. Un paio. Te prima, giustamente Paolo, hai detto della vicinanza di Francavilla al mare con Pescara, ma verso sud la vicinanza con Ortona, per esempio, che è stato individuato dall'ASL di Chieti come Covid Hospital. Ecco, un parere da parte anche del sindaco Luciani sull'individuazione proprio di quel nosocomio. Certo. Sì, diceva il collega Jacopo Forcella da studio, prima parlavo io della vicinanza con Pescara, ma c'è anche la vicinanza con Ortona e ad Ortona c'è l'ospedale individuato in provincia di Chieti dalla ASL come ospedale Covid-19. Nei giorni scorsi ci sono state anche delle polemiche, forse lei avrà seguito. Qual è il suo parere sulla individuazione dell'ospedale di Ortona come ospedale di riferimento Covid-19? Con molta sincerità io preferisco non darne perché sono abituato a parlare di argomenti per i quali conosco assolutamente tutti i dati, ho sentito diciamo, le ragioni di chi vuole individuare l'ospedale di Ortona come Covid e le ragioni di chi ritiene di non doverlo fare. Mi sembrano entrambe valide, vi dico sinceramente, mi sembrano entrambe valide i due punti di vista, però ritengo che chi debba prendere decisioni, in questo caso la direzione sanitaria e quindi la regione, debba fare delle scelte ferme, debba, avendo tutto il quadro degli ospedali abruzzesi, possa insomma decidere nella maniera più corretta. Non spetta a me e non sarò io a fare né polemica su questo né a prendere l'una parte o l'altra parte. E poi la vicinanza con Ortona, volevo fare una considerazione con il sindaco Luciani, perché insomma notizia di qualche ora fa anche due positività di due primi cittadini come quello di Castiglione e di Montefino, questo ad ulteriore conferma del fatto che i primi cittadini in questo momento sono al fronte, sono in prima linea perché poi hanno contatti diretti con la popolazione, ecco se si sente di mandare un messaggio ai due omologhi e se ovviamente al di là dell'istituzione come persona anche un sindaco può avere timore di contrarre il Covid. Certamente, allora diceva il collega Jacopo Forcella da studio che due sindaci, notizia di poche ore fa, sono risultati positivi al Covid-19, i sindaci di Montefino e di Castiglione Messer Raimondo, se si sente ovviamente di mandare un saluto a questi due primi cittadini e poi la domanda è anche questa, cittadini, i sindaci sono a contatto con i cittadini, sono in prima linea in questa emergenza, il sindaco Antonio Luciani ha paura, voglio dire come guarda questa emergenza perché voi sindaci avete davvero il polso della situazione e
dovete muovervi in tutta la città come lei sta facendo sin dai primi giorni? Intanto un forte abbraccio ai miei due colleghi. In Italia c'è stato anche qualche sindaco che ha perso la vita a causa del coronavirus e quindi come sempre siamo in prima linea, questo lo sappiamo bene. Paura no, non ce n'è, c'è senso di responsabilità, io sono tutti i giorni qui con lo staff presso il COC, però usiamo tutte le accortezze, ora ovviamente per parlare con voi mi sono levato la mascherina, ma siamo dotati di mascherine, e igienizziamo sempre le nostre mani con prodotti specifici ed evitiamo di avvicinarci anche nel nostro caso, come ci siamo detti prima della trasmissione, io evito ogni possibilità anche perché riporterei tutto questo nella mia famiglia e quindi anche io ho una famiglia da proteggere, quindi paura no, non bisogna averne, non bisogna scatenare il panico, però bisogna essere molto 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 prudenti, questo sì, e se impareremo ad essere tutti così prudenti, secondo me sconfiggeremo anche questa situazione, è l'unico modo. Grazie al sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani, è tutto qui da Francavilla, grazie anche a Loris Bennato per la collaborazione tecnica, linea che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie Paolo, grazie ovviamente al primo cittadino di Francavilla al Mare Antonio Luciani, e allora lo avete sentito, lo abbiamo anticipato anche durante il collegamento con il primo cittadino di Francavilla al Mare, c'è il caso di positività per il primo cittadino di Castiglione Messer Raimondo Vincenzo D'Ercole, non solo lui, anche per il primo cittadino di Montefino Ernesto Piccari. D'Ercole ha annunciato proprio con un post la sua positività, dice: sto bene ma è necessaria la quarantena. Cari concittadini, come ben sapete nella nostra vallata il rischio del contagio è il più alto di tutta la regione, motivo per il quale è stata definita zona rossa. Sono giorni difficili in cui ognuno di noi, se non resta a casa, rischia di prendere il coronavirus. Purtroppo neanche io sono stato risparmiato e proprio questa mattina ho avuto l'esito del tampone che è risultato positivo. I miei spostamenti sul territorio, continua D'Ercole, sono stati fatti con tutti i dispositivi di protezione individuale, ma d'ora in avanti continuerò ad occuparmi di questa emergenza sul mio territorio da casa, evitando di esporre a rischio o contagio altre persone. Vi mando un caloroso saluto ricordandovi oggi più di ieri che è fondamentale restare a casa. Questo è il post del sindaco di Castiglione Vincenzo D'Ercole. Noi ci spostiamo, non per quanto riguarda l'argomento, ma ci spostiamo geograficamente perché un'azienda di Roseto degli Abruzzi ha donato 100 tute protettive all'ospedale San Liberatore di Atri. Scarseggiano attrezzature mediche, dispositivi di protezione e personale sanitario, ma le iniziative e le donazioni dei privati si moltiplicano. Un'azienda ha donato delle tute protettive all'ospedale di Atri. È la Crisante 1963 di Roseto degli Abruzzi che tratta materiali per l'edilizia. Un gesto minimo quello che ho fatto. Ho ricevuto la chiamata di un amico chirurgo in forza all'ospedale di Atri, uno dei tanti operatori sanitari da giorni impegnati in una lotta estenuante, il quale mi ha chiesto esplicitamente se avessi delle tute protettive monouso in azienda, visto che le loro scorte stanno terminando. Ovviamente quelle che avevo le ho donate. Mi è sembrato scontato in questo momento. L'azienda ha donato un centinaio di tute monouso protettive in polipropilene, utilizzate nell'edilizia ma utili anche per salvaguardarsi dal coronavirus. La donazione è giunta senza esitazioni, benché molti cantieri siano costretti a chiudere proprio perché mancano i dispositivi di protezione individuale. È però una questione di priorità. La scelta è stata quella di privilegiare in primis il personale sanitario, ovvero la fetta di popolazione più esposta al rischio contagio. Approfitto per fare un appello: chiunque abbia a disposizione tute monouso o mascherine chirurgiche, perché è un altro dispositivo di cui gli ospedali hanno urgente necessità, non esitino a contattare gli ospedali della zona. Le donazioni e le iniziative per racimolare soldi sono tantissime in Abruzzo e nel resto d'Italia. Non può però che generare quantomeno un prurito il fatto che bisogna contare sulla beneficenza di alcuni privati, sintomo questo di un fallimento del sistema nazione. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, negli ultimi 10 anni i governi che si sono succeduti hanno tagliato ben 37 miliardi alla sanità pubblica, riducendo il personale sanitario di oltre 46.000 unità.
non è il momento di fare polemiche, credo, questo. Quindi oggi quello che deve fare il cittadino è accorciarsi le maniche e fare tutto il possibile. Chi è costretto o chi ha il dovere di andare a lavorare vada a lavorare, gli altri restino a casa. I tempi dei bilanci, secondo me, lo dovremmo fare una volta usciti da questo momento di crisi. Con un comunicato congiunto, le sigle sindacali hanno ufficialmente chiesto all'azienda Brioni la chiusura. Adesso la riapertura del 23 marzo non sembra così scontata. Il servizio di Stefano Recanati. La ripresa delle attività produttive per l'azienda Brioni Roman Style, prevista per il prossimo 23 marzo, adesso non sembra più così sicura. Ieri, dopo il sopralluogo effettuato negli stabilimenti di Civitella Casanova, Montebello, Libertone e Penne, l'azienda ha dichiarato l'intenzione di voler riprendere l'attività di sartoria. Questa notizia ha fatto storcere il naso alle sigle sindacali, i quali, dopo l'incontro, avevano consigliato ai lavoratori, non nelle condizioni psicofisiche di riprendere il lavoro, di usufruire delle astensioni da lavoro, quali la legge 104, nel nuovo decreto Cura Italia sono ulteriori 12 giorni per i mesi di marzo e aprile, congedi parentali retribuiti al 50%, ferie o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Intanto le sigle sindacali Filctam CGL, Femca CISL e Wiltec Will, in un comunicato congiunto diretto all'azienda, al prefetto di Pescara, al presidente della regione Marsiglio e ai sindaci dei comuni dove ubicati i siti produttivi, continuano a chiedere la tutela dei lavoratori dell'intera area vestina, in un territorio martoriato dal contagio del coronavirus. Al netto degli sforzi dell'azienda per far rispettare i protocolli di sicurezza, si legge in un passaggio, la riapertura degli stabilimenti in questo preciso momento risulta eticamente e moralmente devastante, perché potrebbe vanificare gli sforzi che si stanno facendo per limitare la diffusione del contagio. Siamo a conoscenza, continuano i sindacati, che diversi lavoratori e lavoratrici hanno manifestato nei giorni scorsi e tuttora febbre anomale e disturbi, anche se lievi, delle vie respiratorie, e tali persone in questo momento ci risultano in autoquarantena. Per non parlare del fatto che nei tre stabilimenti arrivano persone che risiedono nella cosiddetta zona rossa. L'azienda Brioni Roman Style al momento non sembra essere interessata ad una riqualificazione dei siti che le permetta di produrre mascherine e materiale protettivo, come diverse aziende tessili hanno iniziato a fare da qualche giorno. Pertanto invitiamo l'azienda a continuare ad applicare la cassa integrazione richiesta da Confindustria Chieti Pescara per la durata prevedibile di 9 settimane. L'auspicio è di arrivare a fine aprile con il fatidico picco di contagi superato e, una volta verificate tutte le condizioni, si possa riprendere serenamente le attività lavorative. A sostegno di questa battaglia scende in campo, come aveva fatto già nei giorni scorsi il Partito di Rifondazione Comunista, anche il PD pennese, invitando il presidente della regione Marsiglio e gli assessori alle attività produttive e alla sanità Mauro Febo e Nicoletta Verì ad assumersi la responsabilità di decretare la chiusura degli stabilimenti, anche in considerazione del fatto che il settore di lusso è certamente uno dei settori non necessari in questa fase. E a Paganica sarà aperto a breve un centro per fare i tamponi, lo ha comunicato questa mattina il sindaco del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi, che ha anche diffuso i dati relativi ai controlli svolti sinora dalla Polizia Municipale. Lo ascoltiamo. Come ho avuto modo già di dire nei giorni scorsi, ho chiesto al direttore generale dell'ASL una serie di misure atte a contenere il contagio e a migliorare la qualità del lavoro degli operatori sanitari del San Salvatore, sanitari e non sanitari, tutti coloro che lavorano all'interno del San Salvatore. Tra questo c'era la possibilità, diciamo così, di deospedalizzare i tamponi, anche la possibilità di farli a domicilio, e a tal proposito, in accordo con il responsabile dell'unità operativa delle cure intermedie dell'area dell'Aquila, Aldo Giusti, cioè chi si occupa del territorio, diciamo della medicina del territorio, e grazie alla disponibilità degli alpini del gruppo Mario Rossi di Paganica e del suo capogruppo Raffaele Vivio, e verrà aperto un centro tamponi all'interno dell'ex poliambulatorio distrettuale di Paganica, che in emergenza fu utilizzato appunto grazie a questa donazione ottenuta dal gruppo Alpini di Paganica, che era tornato in loro possesso e che oggi torna temporaneamente, speriamo per non molto tempo, nella disponibilità dell'ASL, proprio per effettuare questa attività di verifica, di controllo fondamentale.
dai controlli sia delle forze dell'ordine sia della nostra polizia municipale sono inflessibili, tanto è vero che ieri sono state segnalate 4 persone all'autorità giudiziaria che non hanno dimostrato il motivo per cui stessero fuori dalla propria abitazione. Complessivamente sono state controllate 89 persone e 55 attività commerciali. Ad oggi, da quando appunto ci sono state misure restrittive, sono state controllate 458 persone, sono state fatte 10 denunce, sono state controllate circa 500 attività commerciali e tutte rispettavano le prescrizioni, quindi non è stata fatta nessuna denuncia. La prossima settimana si attende un brusco calo delle temperature, uno degli ultimi colpi di coda di questo inverno che potrebbe portare addirittura la neve. Lo sbalzo termico potrebbe renderci più vulnerabili però al coronavirus. Temperature e tassi di umidità relativa elevati ridurrebbero, anche in modo significativo, la diffusione del coronavirus. E quanto emerge da un recente studio cinese, secondo cui l'arrivo della bella stagione potrebbe limitare i contagi. Se così fosse, la prossima settimana potrebbe essere particolarmente rischiosa. È infatti previsto un crollo delle temperature in Abruzzo, uno degli ultimi colpi di questo inverno altalenante. Un nucleo di aria molto fredda proveniente dall'Artico si getterà dai Balcani direttamente sull'Adriatico e investirà principalmente le regioni centrali. Un primo calo delle temperature si avrà a partire già da domani, però effettivamente il brusco crollo delle temperature si avrà a partire dalla giornata di lunedì. Addirittura potrebbe esserci anche neve? Sì, dalle ultime previsioni sono previste precipitazioni che potranno essere a carattere nevoso fino a quote molto basse, perfino prossime alla costa. Però per questo tipo di dettagli dobbiamo attendere ancora qualche giorno. Lo sbalzo termico inoltre potrebbe indebolire il nostro sistema immunitario, rendendoci più fragili dinanzi a qualsivoglia influenza. Il consiglio degli esperti è quindi quello di coprirsi bene se proprio si è costretti a uscire di casa per motivi di lavoro o necessità. Oltre questo occorre fornirsi dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, che però sono sempre più difficili da reperire. È stato un inverno abbastanza strano, però c'era da aspettarselo un colpo di coda, soprattutto perché nel momento in cui la stagione tende a finire, il vortice polare, che è quello che diciamo detta la stagione invernale, si indebolisce e permette appunto all'aria fredda di dirigersi verso latitudini più inferiori. Non a caso si dice spesso che marzo è pazzerello. Ad inizio maggio il sistema calcio proverà a rimettersi in moto per portare a termine la stagione senza stravolgimenti. Le decisioni delle leghe restano però soggette all'evoluzione della lotta contro l'epidemia da coronavirus. Salvare la stagione è il mantra delle istituzioni sportive. Da un lato le preoccupazioni dettate dall'epidemia e la necessità di salvaguardare la salute pubblica, dall'altro la volontà di abbozzare una pianificazione che consenta la ripresa delle attività al primo momento utile, cercando di salvaguardare la regolarità dei campionati e lo sviluppo dei format. Così anche le due rappresentanti abruzzesi nel calcio professionistico, Pescara e Teramo, restano alla finestra mentre i presidenti di Lega stilano un possibile calendario d'emergenza che prevede la ripresa dei campionati a maggio, in quella che resta un'aspettativa ottimistica, visto che al momento si attendono ancora segnali di una regressione dell'epidemia, senza i quali sarà impossibile tornare a giocare in tempi brevi. In Serie B vanno disputate le ultime 10 giornate di campionato, più il recupero di Ascoli Cremonese. Se il torneo dovesse ripartire nel primo weekend di maggio, giocando in tutti i successivi fine settimana e inserendo in un infrasettimanale il recupero e nei successivi infrasettimanali 4 giornate di campionato, il torneo chiuderebbe il 6 giugno. Traslando in avanti la calendarizzazione di playoff e playout che era già serrata di suo, la stagione della cadetteria chiuderebbe i battenti il 26 giugno, senza sforare nel mese di luglio, entrando di fatto nella stagione sportiva 2020-2021. Situazione più complessa in Serie C perché oltre alle 8 giornate da giocare c'è la necessità di recuperare le 3 giornate non disputate, 28esima, 29esima e 30esima, nei gironi A e B, e 3 turni infrasettimanali andranno utilizzati
utilizzati a tal fine. La stagione regolare finirà a metà giugno e se non ci sarà una revisione in corsa del regolamento di accesso ai play-off, ipotesi ventilata dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, questi finirebbero addirittura dopo metà luglio, entrando da calendario nella nuova stagione e nel periodo in cui normalmente iniziano i ritiri precampionato. Il tutto va reso complementare con le scadenze federali per le iscrizioni ai campionati e con il periodo di ferie che va concesso ai calciatori. Un bel ginepraio dunque. Ulteriori passi formali da parte delle leghe saranno intrapresi quando il quadro sull'evoluzione dell'epidemia sarà più chiaro. Quel che è certo è che Pescara e Teramo, in ossequio anche all'accordo tra leghe e assocalciatori, non torneranno ad allenarsi in campo prima del 3 aprile. Gli staff delle due squadre si sono riorganizzati. Nel Pescara il preparatore atletico Cantarini si collega via Skype con i calciatori dando indicazioni sugli esercizi da fare tra le mura di casa. Lavori sfruttando le videochat anche in casa Teramo, coordinati dal preparatore Puleo. A ciò si aggiunge un ulteriore lavoro di monitoraggio delle situazioni tattiche attraverso alcuni video messi a disposizione dei calciatori dal match analyst Di Salvatore. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.